Vangelo secondo Luca. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglieranno». Che la Quaresima si dovesse spogliare e liberare di un aspetto pesante, lugubre, se non macabro, lo abbiamo detto sin dal primo momento, e andava fatto e deve essere fatto. Che la Quaresima però, essendo un cammino di vita, presentasse questo cammino come una cosa seria, questo non lo possiamo e non lo vogliamo evitare. Cari amici, bene a questo nostro appuntamento. Mi sembra questa piccola introduzione che faccio un po' da nota a questo Vangelo di oggi, che come vedete è composto di 2 scene, diciamo così. Una in cui Gesù prende posizione rispetto a 2 episodi di cronaca nera, e un'altra in cui Gesù racconta una parabola, la cosiddetta parabola del fico sterile. E mi sembra importante notare che tutte e 2 richiamano la serietà di quello che stiamo facendo e di quello che il Signore ci chiede in questo appuntamento annuale, cioè il cammino di conversione, la conversione come un cambiamento, una trasformazione di mentalità, un cambiamento in certi momenti che esige delle scelte radicali, che non è un cambiamento, un aggiusto di qualche piccola cosa, anche se non è da sottovalutare che talvolta i cambiamenti radicali passano anche attraverso l'aggiusto di qualche piccola cosa, soprattutto quando con uno spirito di saggezza e di discernimento noi, o grazie anche alla mediazione di qualche guida spirituale, di qualche amico, riusciamo a individuare che ci sono alcune piccole cose, cambiate le quasi, si squilibria tutta la nostra vita, e opportunamente, per fare spazio a una maggiore libertà, a una maggiore apertura nei confronti di Dio, nei confronti della vita, a una maggiore verità di noi stessi. Ecco, dicevo, innanzitutto Gesù viene a prendere posizione rispetto a 2 episodi di cronaca nera. Uno è una repressione, un'azione repressiva che Pilato opera nei confronti di alcuni Galilei che probabilmente avevano fatto una rivolta. Ecco, questa rivolta viene consumata, e a questa rivolta viene messo un termine attraverso un bagno di sangue, tra l'altro lì dove questo gruppo offre il sacrificio, quindi diciamo un'azione violenta e anche simbolicamente violenta. E questo però è frutto della responsabilità anche, no? Di quelli che hanno fatto la rivolta magari armata e di chi l'ha repressa non sapendo fare diversamente. Purtroppo violenza in genere chiama altra violenza. Invece l'altro episodio, sempre di cronaca nera, rispetto al quale Gesù prende posizione, è un episodio, diciamo così, che fa parte di una calamità naturale. C'è un gruppo di persone, Luca ne riporta anche il numero, 18, che muoiono per il crollo di una torre, la torre di Siloe. Innanzitutto non deve fare strano che Gesù prende posizione e cerca di dare una lettura di questo episodio, perché poco prima, nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, verso la fine, Gesù aveva già rimproverato i suoi ascoltatori, le folle, e tra le folle c'erano anche i suoi discepoli, di essere un po' degli ipocriti, perché mentre sanno fare delle previsioni del tempo, non sanno fare una lettura adeguata dei segni dei tempi. Questa espressione che ci porta, come sapete, in un tema caro allo spirito del Concilio Vaticano II, il cristiano chiamato sotto la spinta, adesso praticamente dà un esempio concreto. E allora innanzitutto con la sua risposta, con la sua lettura, smantella
una mentalità molto radicata, in verità non solo ai tempi di Gesù, ma radicata sempre nel cuore dell'uomo, e cioè se c'è stato una morte, se c'è stato in qualche modo una malattia, se c'è stato un incidente, se c'è stata una calamità, questo è un'azione punitiva di Dio. Da qualche parte ci deve essere il peccato e perciò Dio punisce. Vi ricordate, il libro di Giobbe è pieno di questa mentalità, e Giobbe la scardina. Chi ha scritto il libro di Giobbe tende proprio a scardinare questa mentalità. E così Gesù fa, scardina la mentalità. Se sono successe queste cose, non sono successe perché è un'azione punitiva di Dio, ma voi siete chiamati comunque a leggere dentro questi episodi di male, cattiveria l'una, violenza l'una, calamità naturale l'altra, siete chiamati a interpretarli come un grande appello alla conversione. Allora, voi pensate di essere meno peccatori di quei Galilei che sono morti in un bagno di sangue? Pensate di essere meno colpevoli di quelli che sono morti sotto il crollo della torre di Siloe? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. A questo tono di Gesù non sempre siamo abituati. Noi siamo abituati, giustamente, opportunamente, a un volto di Gesù che è un volto di pace, un volto di misericordia, però tenete presente che sempre nello stesso Vangelo di Luca, poco prima della questione sui segni dei tempi, Gesù aveva detto: io sono venuto a portare un fuoco, e come vorrei che questo fuoco sia acceso. Io non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma in qualche modo sono venuto a portare una parola che dividerà gli animi, che dividerà anche le persone all'interno della stessa famiglia. E perché? Perché nel momento in cui si prende posizione rispetto alla mia parola, le cose non possono restare come prima. Dunque è vero, Gesù è pieno di misericordia e di perdono. Gesù rivela un volto di Dio che in qualche modo scardina quelli che sono i nostri presupposti di un volto di Dio arcigno e punitore. Però non dobbiamo interpretare poi né il volto di Gesù né le sue parole come delle parole di un buonista a buon mercato. Gesù esige conversione e chiede conversione, e in qualche modo, siccome ci ama e ci rispetta anche nella nostra libertà e nella nostra dignità, dice: attenzione, se voi non cambiate mentalità, se voi non cambiate vita, fate una brutta fine. Permettete che lo traduca così, ma questo lo dice Gesù, ci aiuta a interpretare i segni dei tempi, ma è sotto gli occhi di tutti. Il male produce male, la violenza produce violenza, l'egoismo sfrenato in cui l'uomo si lascia talvolta catturare e ammaliare fa male a chi lo commette, e purtroppo fa male a chi lo subisce anche in maniera innocente. A che cosa abbiamo ridotto questo mondo, se non talvolta a un cumulo di macerie? Ecco, allora stamattina Gesù fa un forte appello alla conversione. La conversione è una cosa seria, la conversione esige delle decisioni serie, ponderate, ma in certo qual modo radicali. Se il mondo non si riorienta a Dio, se il mondo non si riorienta a uno stile di solidarietà e di compassione, se il mondo non la smette di in qualche modo flirtare con la tentazione della gloria, del potere, del profitto senza interessarsi del bene comune, del guadagno sfrenato anche mettendo sotto i piedi la propria coscienza, non sono davanti a noi tempi positivi e pacifici. Non sono tra i profeti di sventura, ma non sono neanche tra quelli che mettono la testa sotto la sabbia come talvolta fanno gli struzzi. Allora l'invito che ci viene da questa terza tappa della Quaresima è un invito forte e radicale alla conversione, sapendo di poter contare comunque su un Dio che è tenero e premuroso nei nostri riguardi. Ecco, vorrei dire, e allora l'invito alla conversione, dopo che Gesù ha interpretato i fatti di cronaca nera, viene completato da questa parabola del fico sterile. E qui è chiarissimo vedere dietro questo vignaiolo e il padrone della vigna, il suo vignaiolo, il suo contadino, è chiarissimo vedere in controluce il volto di Dio Padre e il volto del Figlio. Il Padre è in qualche modo il proprietario di questo campo, ha posto questo fico, si aspetta legittimamente dei frutti e in qualche modo è dispiaciuto, è deluso perché questa pianta non porta frutti. E il Figlio interviene, dice: Padre, diamo ancora un po' di tempo. Ecco, la pazienza di Dio, la misericordia di Dio, della quale però bisogna imparare a non profittare come dei fanciulli capricciosi.
E Dio ha molta cura di noi, ha molto rispetto della nostra libertà, ma proprio per questo, proprio perché ci rispetta nella nostra dignità, ci chiama a responsabilità. E intanto l'intervento del figlio è pieno di premura. Padrone, lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se non lo taglierai. Quanto dura quest'anno? Noi non lo sappiamo. Nessuno di noi sa quanto dura la pazienza di Dio, quanto tempo ancora ci resta. Ma io e voi sappiamo che non solo non è mai troppo tardi per avviare il tempo della conversione, ma non è mai troppo presto. Buon cammino.